Buongiorno Love un'altra volta, perché il pezzo fatto di Anzi l'ho fatta all'incontrario, quindi sono costretta a rifarlo. Baby! Oh, è sparito. Eccolo. Andiamo, dai. Allora, vi porto con me stamani perché abbiamo da fare un po' di giri. Allora, voi non ci crederete mai che è passata tipo una settimana da quando ve l'ho detto, ma non siamo ancora andate a vedere le ciabatte da Tiger. Ora, mamma, lei, ecco, non siamo ancora andate a vedere le ciabatte da Tiger, ma Monna Bunny, Simo, ciao. A cui mando un bacio, vi saluta ciao. Lin. Ciao. Ora oggi vi dobbiamo fare un video, se tutto va bene, o famo insieme o famo strano. Andiamo, mamma. E sigarette la prese? No. Praticamente vi porto con me, ce lo dovrei avere in borsa, vi portiamo insieme perché uno devo ritirare un pacco e se è il pacco che penso io oggi ce famo, marca maiala, ce famo un microderma e insieme più di uno, e stamattina non mi sono potuta mettere le ciglia finte. Ho usato la Mother Nessant, però non è malvagia, anche se effettivamente come la Uda, che mi è stato detto poi dalle... Amore? Dai tu va. Vabbè, macchina. Dammi una cicca. No. Cioè le cicche sono le mie e lui mi dice di no. No. Che si piglia la macchina della mamma? Aline. Che ne so io quale macchina vogliamo prendere. Comunque non mi sono potuta mettere ciglia finte perché avevo furia e quella cazzo di colla di merda. Quindi io chiedo umilmente a qualcuna di voi che c'ha la Essence, vi mando i soldi, vi prego, mandatemi questa colla da ciglia finte e dammi due pay. Ho visto, gli dici da accendere una cicca. Eccola. Oh, io quanta pazienza. Eccola. Mi ci vuole, guarda. Oh, madonna, fuori il lavoro. Stamani ho visto il video di Lavinia. No, è certo che ci si deve vedere prima di... Stamani mi sono messa il giacchetto lungo perché c'avevo l'alto bello. Lungo. È quello che presimo a una collaborazione dei cinesi. Invece quello che c'ha Lin addosso l'abbiamo trovato dentro una roulotte. Ed è nuovo, guardate. Cioè è completamente nuovo ed è una figata pazzesca, bellissimo. A lui non piacciono sti vestiti perché lui è un po' gabber, non è così, no? Però gli sta pure bene. Ma il mio babbo è andato poco, sai. Allora, quindi ve porto a pigliare sto pacco, lo spacchettiamo insieme. La mia sorellina che mi manda messaggi mi ha detto la Huda Beauty c'entra un cavolo con quella vera. E lo stesso la Mother Nessant. Amore, reggi un po' che le famo vedere l'outfit, tutte mi dicono dell'outfit. Allora, aspetta. Questa che mi avete detto tutti non è una maglietta, ma è un reggiseno di The Zenith. E poi c'ho, amo, così non si vede in cazzo, cosa tu mandi in giù il telefono. Questi calzoni, amore. Aspetta, così, un attimo. Questi calzoni qui li ho presi, grazie. C'ho la maglietta è completamente bucata, questa, perché è l'unica maglietta a maniche lunghe che ho, perché tutto il resto è da babbo nel trasloco. Questi sono sì, ce la fai Camilla, i plug a... Io penso di averli pagati la coppia 1,80 euro e mi deve arrivare dei plug fantastici. Finalmente mi è ritornato a posto. Mancava la riumicina da 20 e ora me le voglio allargare. Dunque, eccolo Pillo, ecco Ugo. Insomma, niente, questo qui è dell'Astra, che tutte mi avete detto, ragazzi, quelli dell'Astra sono ottimi, mentre l'illuminante, quello nel tubetto, fa schifo. Io cerco, l'ho messo con il fondotinta, ma non si vede niente. Ecco Ugo a corsa! Ecco Pancrazio! Eccolo! Ci ha fatto pure usalt. E quindi vabbè, dai, ora vi porto, poi facciamo questi due o tre giri che dobbiamo fare. E poi se stasera riusciamo vi dobbiamo fare un video su un argomento che qua c'è Pillo. È un argomento molto interessante che so che vi piacerà. Ugo. Comunque senza ciglia finte. Ah, la Mother Nessant non c'entra niente i colori. L'unica delle tre dupe che ho fake che ho preso è quella di Jeff. Oddio, qua è un tempo uscite qui, guarda. È nuvolo di brutto, ma proprio nuvolosissimo, eh. E insomma, quella che gli somiglia un po' di più è il Jeffree Star, che è quella più polverosa con ombretti, ma un po' più pigmentata.
per il resto non sono un granché, nel senso, la Anastasia si vede benissimo anche dalla copertina e così fuori che non c'è secca una minchia. E niente, c'ho da mettervi l'altro l'altro vlog. Oggi voglio pigliare pure questo ancora più allargato, perché volendomi fare la lingua biforcuta lo voglio allargare. E questo è della Astra, non so se è lo 01 o lo 02, ma sono favolosi, fantastici. Sto aspettando un pacchetto che stamani mi ha detto una cica. Io, ma che aziende, bimbe? Cioè, ma voi mi dite delle aziende, ma chi se ne frega delle aziende? Io c'ho voi e mi amate, mi mandate i vostri pacchetti che sono 100.000 volte meglio delle aziende. E mi raccomando, chi mi spedisce pacchetti, esigo la lettera. Cioè, io esigo la lettera. Va bene, dai, ora vi saluto perché ce ne andiamo in macchina. Ho già fatto 4 minuti di video. E... cioè, figliole, siamo cresciute in una maniera invereconda. Si è fatto in 20 giorni 1600 iscritte. Siamo quasi a 40.000, quindi arrivate a 40.000. Se riesco prima di andare via, vi faccio il giveaway. Insomma, ci vediamo tra poco. Siamo in the car, quindi prima tappa, Costalpino posta. Sì, Axe. Ugo quando vede i cani fa così. Stiamo cercando di farlo un po', farlo a socializzare con gli altri cani. Ma ieri addirittura ha quasi morso una femmina, che era un pitbull fantastico, e lui l'ha quasi morsa, ma poi diventa attivissimo. Quindi niente, dai, ora vi porto alla posta e spacchettiamo Ubac. Il pallino continua ad essere lì e sto aspettando un telefono, ve l'ho già detto, è un telefono che è uno spettacolo, però non ho capito, Aline, scusa, ma questo della mamma è il J7, non l'S7? No, è il J7, cazzo, io volevo quello della mamma, non quello lì. L'S7 è vecchio comunque, no, io pensavo fosse questo della mamma, invece la mamma è un J7 e quello è un S7, quindi è vecchio. No, no, è più vecchio. Allora, inizialmente pensavo che era una multa perché era posta raccomandata. Invece è il disegno di Axe, perché una ragazza mi ha fatto il disegno di Axe. Me l'avete già fatto in due e vi adoro. Cioè, ora, oggi o domani dobbiamo andare a tirare la foto enorme. E forse ho trovato pure la ragazza che ci ho dato. Ma siete la mia svolta, quindi. Cioè, io vi adoro. Vi adoro e vi lovo. Però mi abbia messo pure una letterina. E spero che oggi arrivi sti cazzo di microderma, perché dovrebbero arrivare come il telefono, ti dicono arrivano 2 giorni e poi sì, ciao. Quindi ora lo apro e ve lo faccio vedere se riesco così subito, prima di tutto al terzo. Ah, terminavo la vente. Mi va, boh, è una rottura di coglioni. Amo! Me lo ti... no, vabbè, niente. Quindi ve lo fa... Immacolata, te bacio. Oh, oddio. Bravo, Ugo fa la cacca, Ugo fa la cacca. Allora, aspettate che ve lo apro e ve lo faccio vedere. Che poi siete pure brave, capito? Cioè, eh no, pensavo che c'avevi Ugo e non volevi fare. Leggete. Bravo, Ugo, ha fatto bene a farla nell'orticino, così almeno non ha raccatto, va. Pronti? Guardate cosa non è. Cioè, è favoloso. Andiamo. Però non c'è la letterina, non me l'ha scritta la letterina. Va bene, Immacolà, io te amo, amo, amo. Che figata, siete troppo brave. Ma poi siete veramente fenomenali, cioè. Comunque questo sarebbe perfetto. Allora, quello che mi ha fatto l'altra ragazza, che me lo dovrebbe tatuare, è molto bello. Ma anche questo è molto bello. Quello che mi ha fatto lei col cameo è perfetto da coscia, mentre questo è perfetto per il braccio. Allora, io e Pancrazio stiamo aspettando. Guarda questo piercing che mi ci deve essere entrato dentro il fondotinta. E ve lo voglio far vedere per bene. Ora io non vedo una minchia, però spero che lo vediate. Cioè, è favoloso. Veramente, cioè, è bellissimo. È bello, proprio bello. E questo andrà nel quadro. Ci mettiamo uno di quei quadri trasparenti. E Immacolata, grazie con tutto.
tutta l'anima. E se ti dovesse mancare qualcosa di make-up, se hai bisogno di qualsiasi cosa, non esitare a chiamarmi. Io bimbe, cioè, vi volevo davvero ringraziare. Aspettate un attimo, aspettate, Allora, io vi volevo ringraziare perché... Allora, a parte, amore, c'hai le unghie troppo lunghe, bisogna tagliarle, queste unghie sono lunghissime. A parte che non vi ringrazierò mai adeguatamente, perché ringraziarvi è impossibile, cioè bisognerebbe venissi da ognuna di voi e vi baciassi a ognuna di voi. Mi tenete compagnia, mi fate sentire il bene, cosa che veramente... Allora, tutti qui su YouTube hanno un canale, tutti qui su YouTube hanno dei bei rapporti con le loro iscritte. Ma bimbe, il rapporto che abbiamo noi, cioè io con voi cicche, è unico, veramente è qualcosa di unico e irripetibile. Non credo che sia veramente possibile che altri YouTuber riescano a fare il nostro gran lavoro di anni. Un'altra cosa che vi voglio dire, scusate se adesso mi vedete solo la bocca, perché mi tiro sui capelli. E un'altra cosa che vi volevo dire, vi chiedo scusa se non riesco a rispondere veramente a tutti i commenti. Io cerco, cioè io non so se avete visto e comunque io cerco di rispondere a tutti. Ogni commento che mi lasciate io cerco di rispondere, questi occhiali sono favolosi. E cerco di rispondere davvero a tutti, cosa che vedo che non fa quasi nessuno. Io mi metto lì, vi giuro che ci passo delle giornate intere a rispondere via commenti. Alla fine è anche un po' noiosa come cosa, ma non perché è noioso rispondere a voi, però perché è pesante, cioè nel senso, per me ora YouTube sta diventando davvero un'impresa, perché perché mi devo mettere lì e fare tutto, mail, video, per questo che anche video, allora per questo io vi ho sempre detto che ci tengo molto meno all'impostazione di un video quanto ci tengo molto di più a rispondere ai vostri commenti. Quindi bimbe, io ho ricominciato a fare video i primi del mese. Siamo al 22, 23 e veramente siamo saliti di 1600 iscritti. C'è chi si è iscritto, disiscritto, ma questo è normale. C'è chi mi ama e chi mi odia, perché a me non mi si può amare oppure una via di mezzo, a me o mi ami o mi odi. E io oggi volevo prendere il gel per farmi le unghie, perché ho delle unghie pessime. E niente, bimbe, veramente, c'è... Veder salire gli iscritti così è da pazzi, cioè... vedo delle ragazze veramente, allora, io vi dico una cosa, tante di voi mi dicono, ma non ti si cagano le aziende, bimbe, a me, allora, certo, tutto ciò che è gratis fa piacere, ed essere considerate da alcune aziende fa veramente piacere, però vi posso garantire, ma guardate, ve lo giuro, con il cuore in mano, che ricevere un pacco vostro, con una vostra lettera, anche un rossetto, un lip, cioè, capito, il gesto, un disegno, è qualcosa di spaziale, e niente... certo, ho visto Monna Banni, a cui mando un bacio a Simona, che ieri ha postato che da un anno sta facendo questi incontri con Nyx, cioè questa credo sia una cosa, mio Dio, c'è da pazzi, bellissima, però il rapporto con voi è una cosa diversa, cioè comunque YouTube veramente, se uno allora, non tutti, tante mi dicono, ma io voglio crescere quel canale. Purtroppo ragazzi ci sono persone che non vengono guardate, ma per un semplice, forse anche un semplice modo di essere, un modo di parlare, io forse sono stata fortunata. Diciamo che nella vita c'è anche la fortuna e la sfortuna, mi sono stata sfortunata sotto alcuni aspetti, su altri sono stata fortunata. Sono piaciuta e ho fatto il boom, perché comunque in 2 anni io senza essere amica di Tizia e Kaia siamo riusciti ad arrivare comunque a 30.000 iscritti da sole. Cioè questo bimbe è bello. Molto bello. E quindi niente, vabbè, non mi voglio dilungare perché altrimenti questo vlog viene infinitesimale. Ogni tanto scazzo parole, ma lo faccio apposta. Questo vlog viene infinito. Quindi adesso vi saluto, sto aspettando Aline e il mio babbo. Vi mando un bacio e ci vediamo tra pochissimo. Ora vi volevo fare sto vlog perché pensavo ci fosse Nerodermo. Ho detto prima che poi metto il video mentre facciamo il Nerodermo. Però quindi vediamo un attimo, andiamo da Tiger a vedere se c'è le ciabatte, ma non ci saranno mai. E quindi dai, a dopo. Allora, eccoci, anzi, siamo arrivati.
E, sto decidendo per il tatuaggio alle sopracciglia, ragazza, c'ho due telefoni stamani. Ok, aspetta, scrivili, chiamami qua, ringrazia, le dici ok, grazie. Ecco, bene, Aline mi brucia tutta la cover. E allora, stamani abbiamo un sacco di giri da fare. Ora si passa prima qui da mano al negozino, perché voglio prendere, cioè voglio sapere quanto mi fa quello nella lingua più allargato. Poi, questi qui avrei voluto prenderli da lei, ma vo dal cinese, con 2 euro me ne compro. E poi, prima di tutto, passiamo alla Wicon, perché mi sa che c'è la collezione nuova. Poi ci allunghiamo verso il mercato, e poi dobbiamo andare a Tiger e al cinese in Pantaneto, perché lì c'è Tiger, per comprare i piercing. Allora, mi sto organizzando con una ragazza per le sopracciglia, e lei mi farebbe un prezzo stra buonissimo. Fa il genere americano, quindi pelo per pelo. Adesso devo un attimo decidere, perché le mie sono belle così, però le voglio sfumate davanti, cioè voglio un bel lavoro, perché, e poi ricame, voglio tatuare qua sopra. E la lingua per adesso devo aspettare, perché comunque il prezzo è esorbitante. Siccome la dobbiamo fare tutte e due, adesso aspettiamo e mettiamo due soldi da parte per farla. Il lip dell'Astra è ancora qua, non si sta a muovere. Se riusciamo andiamo pure a vedere di un altro lip dell'Astra, ma non credo, perché il tempo è quello che è e non è che ci possiamo spostare. Cioè, il teletrasporto non esiste, quindi Ugo va su per le scale mobili. Tutte, qualcuno mi ha detto attento alle zampine, perché si potrebbe fare male. Voi non siete dei bad boy. Insomma, io avevo preso per il codice ad essere attivi, perché portavamo Ugo nella scala mobile. Ma Ugo non si fa male, perché quando arriva un cima salta, e poi c'è, cioè, va a far culo, nel senso, non mi dovete rompere le palle. Di solito lo fa. Non parlo, insomma, se, speriamo non si faccia male, ma se sto a guardare tutte queste porcate, cioè, sentite gente, io ho sempre portato i cani nella scala mobile, anche Axe ci si portava, quindi. Adesso faremo il tatuaggio di Axe sulla coscia, e sto decidendo anche quello, una ragazza che mi guarda ce lo farebbe. Quindi adesso dobbiamo organizzare anche quello, perché lui la mattina deve essere assieme. Quindi, ora andiamo da Manu, vediamo un po' il costo di questo piercing allarganzio nella linguanzia, anche perché non so neanche a quanti millimetri sono arrivata. E poi andiamo da Wicon. Allora, eccomi, sono passata da Wicon adesso. C'è la nuova collezione, cioè c'è un illuminante che fa panico paura. Gli ombretti sono fantastici, sono mostruosi da quanto sono belli. E poi stavo guardando di qualche lip, però ho comprato il nuovo coso della lingua, che da 3 ora sono a 4. E niente, mo andiamo a fare colazione alle 12:30, la nostra colazione è adesso. E che spettacolo, quant'era e non facevo una vita così, proprio spallata, ma chi se ne... lavoro zero, ma dubale, ma vaffanculo, va. Ok, ce ne andiamo a fare colazione. Ho detto alle commesse della Wicon di non scassare la minchia quando la gente entra, perché gli ho detto, guarda, ho parlato alle ragazze nel canale, questa cosa dà molto fastidio, quindi se riuscite, ma ve l'avevo detto, è un'impronta di marketing che gli danno, cioè nel senso, è la Wicon che gli dice, quando entra la gente, appioppatevi tipo gufo sulla spalla, cioè glielo dicano loro, capito, non è una questione che lo fanno loro per... Va bene, dammi, metto questo perché è enorme, oppure non mi entri, a dopo. Allora, naturalmente ho detto alle tipe della Wicon che la menano, ma ve l'ho già detto, mi sa. Allora non mi entra, perché naturalmente da 3 mm a 4 c'è praticamente quasi un centimetro? Boh, vabbè. C'è troppo e non gliela fa passare. Quindi devo allargare questo, ci metto un po' di scotch. Giusto allargarlo un po', perché sarebbe buono da fare da entra uno e butti l'altro di seguito, però non ce la fa proprio perché il buco è troppo piccolo, quindi gnafamo. E la collezione della Wicon nuova è molto bella, vi volevo prendere, allora, a parte che sono rimasti i, buongiorno, gli illuminanti della vecchia collezione, che però sono ancora a 14,90, è troppo, non ce le spendo, perché a questo punto costa 15 euro, non ce le spendo. Vieni Ugo, vieni qua. E quella cubino, vieni amore. Vieni qua. Non ce le spendo perché comunque sono troppi. Mentre quello della nuova collezione è lo stesso. Costicchia.
E di buono c'è che gli ombretti costano 10,90. Guarda, è bellina, là. È un canino, è bianco ma è un canino. 10,90 e non è male. E strano, perché la lingua solitamente dovrebbe passare pure bene. Questo sta a rimanenze, sta a muove. Ci sono dei rossetti, ma sono dei rossetti matte, ma sono rossetti, quindi. Che poi l'illuminante è molto bello, c'è la palette bella, il pack è bello, però no, senti, ce le spendo 15,90 per l'illuminante, specialmente della Y, non mi interessa. Vabbè, quindi ho ripreso quello per qua e tra poco chiamo la mia mamma per sapere se è arrivato qualche pacco. E la tipa della posta, il disegno praticamente di solito me li firma e me le mette là. Quella l'ha firmata, che magari pensava fosse delle carte importanti, no? E che altro vi volevo dire? Oh, stamattina sono passata dal babbo, dove c'è tutta la mia roba, ed ho preso un paio di scarpe invernali, perché ne avevo bisogno. Che buttavo il resto. E una palette della quella vecchissima, era come la mua, ve la ricordate? E un po' di fondotinta da provare e da mischiare. Vabbè, sto cercando il cosino dove cavolo l'ho buttato, quello piercing. Va bene, dai, comunque vi sto dicendo soltanto fregnate. Questa è Piazza del Campo. Pancrazio! Questo è babbo. Ciao. No, è nonno. È nonno. Oh zio, mettetela come volete, ci vediamo tra un po'. Perché solito 10:30 non vorremmo fare colazione. Però è un po' tardi, È un po' tardi, io magari mi prendo un cappuccino. Mi sveglia un cappuccio senza mangiare. Non mi ricordavo che siamo in Piazza del Campo e per arrivare da Tiger non ci vuole niente, perché Tiger è qua giù. Ugenz se la fa co piccioni. Uno di questi giorni, se lo sciogliamo, c'è uno che l'ha guardato malissimo e ha detto: lì ci mangeresti pure tanto. Vabbè, passiamo da Tiger e poi vedivo. Ugo il ciuccio maledetto. Quanto ti piace questo ciuccio? Ugo? No amore, non ce l'ho da mangiare. Però. Eccoci a casa. Allora, dopo una mattinata di acquisti, sono quasi stanca per questi acquisti, vi volevo far vedere la tinta delle labbra di... ce la posso fare? Sì, Cami, ce la puoi fare! Di Astra. Eccola qua. È ancora... sì, vabbè, un po' se n'è andata, però comunque ho fumato un sacco di cicche, ho bevuto il caffè, quindi insomma... ha retto moltissimo. Adesso andiamo a buttare in concimaia la merda. E un'altra cosa, sono arrivata a casa, sono un po' sfavata perché sono un po' stanca, perché abbiamo camminato tutta la mattina. A parte che vi devo far vedere acquisti di Tiger, perché sono carucci. E vi farò tutto l'haul prima di smontare la roba. E non sono riuscita a mettere questo, perché da 3 mm a 4 non ce la fai. Quindi sono costretta a metterci un po' di scotch intorno a questo, di modo che me la allarghi un po'. Noi ci abbiamo la concimaia, vedete che profumino. E non è merda naturalmente, ma è una concimaia di verdure. Dimmi baby. E mi è arrivato di già il pacchetto della ragazza. Non capisco come cazzo abbia fatto, che gliel'hanno ritirato stamattina, me l'hanno mandato stamani, il messaggio che me l'ha inviato e è già arrivato. E c'è dentro, Dio, ho visto delle cose che potrei morire. Non lo spacchetto con voi perché c'è... Dimmi, baby, dilla a me. Delle foglie l'ha detta a me, le dobbiamo buttare in concimaia. Non ti preoccupa, ho trovato una tartaruga. Ah, ma di... delle tartarughe. Quella grande. Era nascosta. Costi, questa. Perché le tartarughe giustamente adesso è fredda e si nasconde. Quindi niente, ha chiuso, è per quello che non ti sente. Quindi niente, lo apro da me perché le voglio vedere da me. E comunque tanto ve le farò vedere. Ecco, brava Camilla, lo schifo nelle mani. E
E basta. Comunque, ve saluto. E perché insomma il nostro vlog è abbastanza lungo. Le ciabatte da Tiger naturalmente non c'erano, perché le ciabatte a unicorno sono finite subito. Però ho una buona notizia per chi volesse le ciabatte a unicorno. Ho fatto una collaborazione con una ragazza che vende dei prodottini su Instagram. Che schifo, devo andare a lavarmi le mani. Che vende, ecco il mio uomo che raccoglie le foglie, ha raccattato le foglie, che vende dei prodotti su Instagram. Lei mi manderà una cover, quella che volevo io naturalmente per il mio non c'è, perché le fanno per l'iPhone. E ha le ciabatte a unicorno, quindi gli ho chiesto assolutamente di dirmi se ce l'ha. Non mi ricordo il prezzo, comunque se me le compro ve le faccio vedere, poi ve le comprate tutte, visto che comunque quelle da Tiger non ci sono più. C'erano belline quelle fatte a piedi, e quelle, e poi di bellino c'erano i paraorecchi fatti a unicorno, però erano praticamente lunghi. Boh, io perché non mi sono vista, perché non l'avevo presa. Soltanto comincio ad essere un po' grandicella per queste cose, comincio a avere una certa età. Quindi sarebbe quasi il caso di smettere, Camilla, e comprare cose un po' più un po' più della mia età. Chi è? Ah, pensavo dicevi a noi. Va buono, dai, io ben saluto, Alin ben saluta. Ciao. E ci vediamo dopo o domani.